Era un po' di tempo che volevo fare questo video. Lo spunto definitivo mi è arrivato quando una persona a me vicina mi ha raccontato le vicissitudini di questo ragazzo che sta tentando di conquistare una ragazza conosciuta in università. Il ragazzo ha pochissima esperienza generale e all'atto pratico non sa cosa fare, non sa come approcciarsi, non sa come dirglielo, è insicuro e impacciato. La sua lucidità, dato che la ragazza gli piace abbastanza, si è andata a far benedire. Insomma, non sa da che parte iniziare. E ha paura che qualunque cosa faccia combinerà un disastro. Allora, situazione in maniera più approfondita. I due si conoscono da circa un annetto e mezzo, ma da 6 mesi stanno uscendo abbastanza assiduamente da amici. Il punto è che alla ragazza lui non dispiace affatto. Anche se io non li ho mai visti insieme, lo capisco dai racconti e dagli atteggiamenti che lei ha verso di lui. Lei lo chiama quasi ogni giorno, anche la notte. Messaggiano. Lui le ha regalato Smartbox e sono andati alle terme insieme e via dicendo. Bene, voi direte: figo. Anch'io ho detto: bello, dai. No, non è figo. È figo se lui avesse trovato le palle di agire e di fare qualcosa, di baciarla. Di occasioni ne ha almeno una a settimana con questa ragazza. Niente. Ogni mese ha una strategia diversa. Strategia A: si vuole dichiarare. Strategia B: fa finta di niente perché pensa siano solo suoi film mentali. Strategia C: fresca fresca questa. Vuole aspettare che sia lei ad esporsi e a farglielo capire inequivocabilmente. Ragazzi, un consiglio d'amico, non da istruttore. Le ragazze non vogliono mettere i manifesti, ti inviano segnali di interesse che tu devi essere bravo a intercettare, se così vogliamo, e trasformare in azione. Quello che io mi sento di dire a lui, ma a tantissimi altri che si trovano sicuramente in questa situazione, è: prendi le palle e agisci. Esci dalla tua zona di comfort e osa con questa ragazza. Buttati per l'amor di Dio. Se va male, pazienza, avrai frainteso. Ma se va bene? Ma soprattutto se continui a dormire. La ragazza ti sta dietro 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi, ma poi fidati, arriverà un altro che farà in 2 settimane quello che tu non sei riuscito a fare in 6 mesi. Ti soffia la ragazza.